prima Davide diceva continuate così. È una, sono delle parole che ultimamente ascoltiamo spesso, molto spesso, anche dopo le giornate complesse che abbiamo vissuto alla Camera per tentare appunto di salvare tutti i nostri soldi. Continuate così, io ho preso l'aereo e la hostess spiegava le uscite, ci sono due uscite, continuate così. Ve lo giuro. Ci sono due poliziotti sempre fissi davanti a Palazzo Chigi, davanti alla presenza del Consiglio, servitori dello Stato, perché i poliziotti sono servitori dello Stato e guadagnano 1200 euro al mese per difendere le istituzioni. Stanno con diciamo un mantello di ordinanze elegantissimi. Io passo, loro non si possono muovere, fanno pss, pss. Ve lo giuro, io mi giro, continuate così. I tassinari, molti dei tassinari, quali poi odiano tutti Bersani per aver provato a liberalizzare anni fa il settore in un modo sbagliato, spesso non ci fanno pagare le corse. Cioè, io non ho mai visto una roba del genere. Un deputato, tu sei deputato, non paghi la corsa, guadagnate troppo poco. Grazie che state lì dentro, non mollate. Cioè, io non erano queste le frasi che volevo dire ai deputati nella scorsa legislatura. Non gliele avrei mai volute dire. Vedete, quando entri in una sala così, di domenica, mentre ci sono le partite, a Termini Merese, e vedi questo affetto, tu ti domandi, ma come mai e poi mai potremo mai venderci, prendere tangenti, farci corrompere dal sistema? Ma quando mai? Ma quando mai? Oltre ai successi da opposizione, che ha elencato egregiamente prima il mio fratello Luigi, ce ne sono due, ritengo, molto importanti, e questa sala ne è una dimostrazione. Tra l'altro noi sono mesi che facciamo incontri del genere, dalla seconda settimana che siamo entrati, e ogni settimana aumentano le persone, aumenta l'entusiasmo, aumenta la partecipazione, la consapevolezza che c'è in ognuno di noi, l'informazione, perché nessuno conosceva il regolamento parlamentare, 138 e la ghigliottina, che cos'è un emendamento, un ordine del giorno, un decreto, e l'abuso della decretazione d'urgenza, che è il vero cancro, la vera violenza oggi nel Parlamento è l'abuso anticostituzionale della decretazione d'urgenza. Nessuno lo sapeva, oggi sì, grazie al lavoro che facciamo tutti quanti assieme. Bene, il Movimento 5 Stelle nasce per due ragioni principali. La prima è alzare un controllo popolare intorno al potere, perché quella è una vasca di squali, è complesso starci dentro, perché spesso, purtroppo, io l'ho anche scritto, alcuni privilegi sono un po' come la droga, fai la prima sniffata e poi sei fottuto. Per quello bisogna mai, l'intransigenza è un valore, perché se gli dai un'antichietta di unghia poi stai prendendo tutto il braccio, è complesso, devi essere perfetto dall'inizio. Se aumentiamo tutti quanti noi il controllo popolare intorno al potere, il controllo poi si esercita in due modi. Un controllo deve esercitare la stampa, ed è ottimo che la stampa sia qui e che ci faccia le pulci, è ottimo. L'essenziale è che faccia le pulci allo stesso modo a tutti gli altri partiti, perché se avessero trattato come stanno trattando giustamente il Movimento 5 Stelle anche negli ultimi 30 anni, i mafiosi, i camorristi, i collusi non ci sarebbero mai stati. Oltre a questo, il popolo, l'opinione pubblica, controlla chiaramente il potere attraverso l'informazione, la partecipazione, interessandosi alla politica, perché la politica è la più bella attività che un essere umano possa fare. Se ci pensate, che è la politica? Ci vediamo assieme, abbiamo un problema, ognuno tira fuori una soluzione e troviamo la soluzione. Quella soluzione diventa magari un emendamento ad un decreto, una proposta di legge da discutere nella commissione affari sociali, speriamo. C'era Binetti da te, vero? Yes. E questa è la politica bellissima. Un altro modo che in effetti, ma io lo stiamo notando in queste settimane, prima parlavamo con Riccardo, guardando l'entusiasmo ci dicevamo, ma come possiamo perdere qua? Il 51% è un obiettivo minimo. E Riccardo dice, mi ha detto, possiamo perdere esclusivamente se diventiamo come loro. Ecco, è l'unico rischio, vero? L'unico rischio, perché comunque ci vorrà del tempo, ma insomma la vittoria è assicurata. Ecco, le possibilità di diventare come loro, non che siano tutti corrotti, ma il sistema, nella sua interezza è certamente corrotto e colluso, diminuiscono esponenzialmente se si alza un controllo popolare intorno al potere e anche se ci volete bene, come notiamo che ci volete bene. Perché... Ora non vorrei citare Dante,
però amor che non l'ho amato, amar perdona, cioè se riceviamo così tanto affetto è impossibile poi non tornare domani in aula e combattere con maggiore ardore, perché ci siamo ricaricati in questi fine settimana e nello specifico qui in Sicilia, perché spesso lì dentro al complesso vedi che sono ostacolati i diritti delle opposizioni, noti che una presidente che aveva così tante così appoggi esterni è assolutamente una presidente parziale e impreparata e inadeguata, e non lo dico in quanto donna ma in quanto Laura Boldrini, mentre c'è un vicepresidente che per quando presiede è presidente come Luigi, che quando presiede, nonostante lui sia del Movimento 5 Stelle fino a tutti i cromosomi, è perfetto, ci cazzi, l'altro giorno ce ne ha cacciati 7. L'altra ragione per la quale è nato il Movimento 5 Stelle, e questo è l'enorme, secondo me, principale obiettivo, e lo stiamo raggiungendo, poco a poco ma lo stiamo raggiungendo, è il concetto di sovranità. L'articolo 1 della Costituzione dice che che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al popolo. Il Movimento 5 Stelle nasce per portare questa parola, sovranità, in ogni settore. Se ci pensate alla sovranità energetica, per quello insistiamo, prima lo spiegava Luigi, sulle rinnovabili, perché la Sicilia non ha bisogno di energia, non deve comprare energia da nessuna parte. Sovranità alimentare, il concetto di sicurezza alimentare che viene dagli anni 60 è superato, non dobbiamo più essere sicuri di mangiare, ma sovrani del nostro cibo, mangiare quel che produciamo e produrre quel che si mangia. È inaccettabile che la Sicilia acquisti grano dal Canada e dall'Ucraina. È inaccettabile, la Sicilia produce il proprio grano, mangia il proprio grano, e se arriva del grano più basso, a prezzi più bassi, perché magari in Canada c'è meno corruzione, quindi lo Stato canadese dà degli incentivi agli agricoltori, noi gli applichiamo i dazi, perché dobbiamo mangiarci le cose nostre. Sovranità di informazione. Oltre alle telecamere siamo contentissimi che ci siano, anzi siamo felici che con forse qualche mese di ritardo si sono accorti che i deputati e i senatori e i consiglieri del Movimento 5 Stelle e gli attivisti organizzano Agorà in tutta Italia, tutti i fine settimana vanno a raccontare quello che fanno e il numero di persone aumenta sempre. Ci sono tanti cittadini con i telefonini, con le macchine fotografiche che registrano e poi spareranno in rete, cioè oggi il giornalismo è importantissimo, ma l'informazione la possiamo fare tutti noi senza intermediari. Intermediare è sempre una maniera di esercizio del potere, l'intermediazione è un modo di esercitare il potere, sempre. Ecco, possiamo eliminarlo attraverso uno smartphone. Sovranità anche politica, i partiti noi diciamo che sono morti, anche se dobbiamo moderare il linguaggio, ci è stato detto, quindi semplicemente non rispondono a stimoli, perché oggi non c'è più bisogno, perché con la rete non c'è più bisogno di quell'intermediazione tra istituzioni e cittadini, ve ne accorgete? Eccoci, io vengo di qua, stiamo a lavorare per te, stanno un sacco di bambini qua sotto. Anche sovranità bancaria, per quello ci siamo molto arrabbiati sul decreto IMU Banca Italia, non soltanto per il furto, ma perché con questo decreto passato si è, come dire, complicata maggiormente la possibilità di ritornare ad una banca pubblica e nazionalizzata, che è quello che vogliamo noi, vogliamo una banca nostra, vogliamo anche iniziare a ragionare di sovranità monetaria, anche della proprietà della moneta. Sono cose interessanti sulle quali dobbiamo iniziare ad aprire un dibattito, come sull'euro. Il Movimento 5 Stelle non è pro o contro l'euro, vuole un referendum, vuole iniziare a creare un dibattito, vuole che i cittadini non abbiano paura di nulla, che siano tutti coscienti che mettere in discussione il pensiero dominante è la prima chiave per trovare delle soluzioni su ogni questione. E questo è il concetto. Le elezioni europee saranno fondamentali, come sapete non ci saranno alleanze, ultimamente è uscito fuori qualcuno qui greco, con massimo rispetto dalla sinistra, gli ha appena dato il bacio della morte Bertinotti, l'altro ieri ha detto che andrà con lui. Allora, qualsiasi cosa nasce lì a sinistra muore in 2 secondi, io poi vengo da quell'area quindi la conosco benissimo, poi come ho detto in TV mi sono disintossicato, e destra, sinistra sono concetti vecchi, oggi esistono le idee buone e le idee cattive, non esiste l'ideologia ma le idee logiche,
perché una banca pubblica e nazionalizzata è di destra o di sinistra, una legge anticorruzione è di destra o di sinistra, una legge sul conflitto di interessi è di destra o di sinistra. In Francia la legge sul conflitto di interessi è elevata a rango costituzionale, eppure ci sono governi di sinistra e governi di destra e nessuno mai si è azzardato a cambiarla. Insomma, cerchiamo un po' di andare oltre. Le elezioni europee sono fondamentali. Per vincerle, come diceva prima Luigi, dobbiamo informarci in primis sui trattati internazionali, sul meccanismo europeo di stabilità, sul fiscal compact, su quanto questa Europa, non dei popoli ma delle banche, della finanza, ci sta strangolando, e su quello che possiamo fare come popolo sovrano, perché l'italiano è un popolo eccezionale, eccezionale, perché è vero che siamo colmi di melma fino a qua, ma solamente chi ha la forza, solamente gli italiani hanno la forza di tirare sulla testa dalla melma, come hanno fatto Falcone e Borsellino, solamente gli italiani. Dobbiamo andare in Europa, dobbiamo prendere un voto più degli altri, perché voglio capire se ci daranno degli eversivi, degli stupratori, dei bolscevichi, degli assassini, dei fascisti, dei comunisti, poi tutte cose contraddittorie tra loro. Se vinciamo, se dovessimo vincere, cose che noi crediamo, le elezioni europee, lo scontro aumenterà, tireranno fuori cose magari sul nostro passato. Leggevo l'altro giorno la pagina del Mattino che attaccavano i deputati di Campani. Succederà. Poi informatevi, valutate se qualcuno di noi ha fatto qualche errore, se ne andrà, ma nessuno ha fatto errori nel passato, però aumenterà lo scontro, certamente, perché hanno paura, anche se sono resi conto che questa settimana di attacchi incredibili non sono riusciti ad ottenere il loro risultato. Anzi, quando l'attacco e la menzogna è così spudorata, si autosqualifica. Le dittature mediatiche, e noi in parte ci viviamo, più si avvicinano al loro fine e più mentono. Noi dobbiamo sbugiardarli con gli argomenti. L'altro giorno sono stato convocato dalla Presidente Boldrini di nuovo martedì alla Camera. Di nuovo sulla questione con l'onorevolissimo Speranza, io dirò semplicemente, la Boldrini ve lo dico in anteprima, poi glielo potete anche dire a lei che dirò questa cosa, che io non ho mai impedito a Speranza di parlare, gli ho impedito di mentire, ma dato che lui quando parla mente, per non mentire ha deciso di non parlare, così è andata. Se noi acquisiamo gli argomenti, se noi andiamo da un elettore del PD e del PDL, i quali sono convinto che sono d'accordo sul non abbonare imposte alle concessionarie di slot machine, sono tutti d'accordo, perché chi paga le tasse dice: ma perché io le pago e quelli del gioco d'azzardo no? Solo quelli del gioco d'azzardo saranno contrari. Ecco, se andiamo a dirli, a spiegarli, senza dire che siamo il Movimento 5 Stelle, qualcuno magari, no, comunque siamo tranquilli, piano piano, sottovoce, guarda quello che hanno votato, inseriamogli un dubbio, poi il dubbio lavora da solo, il dubbio è rivoluzionario, ma lì le persone si mettono in discussione, all'inizio non ammettono che c'ha ragione il Movimento 5 Stelle, il passaggio è... Dicono delle cose giuste ma non mi piacciono. Va benissimo. Il passaggio successivo è: c'è bisogno di voi ma non vi voto. L'altro è: Grillo urla. Poi ormai non urla più. L'altro giorno Grillo è venuto e ci ha detto: mi pare che proprio io vi devo dire di non dire parolacce. Ci ha detto questa cosa. Il passaggio successivo è una presa di consapevolezza che è complicata. Perché per chi ha creduto a tanti, per chi ha ragionato proprio, pensate com'è il detto, per partito preso, cioè... È difficile come ammettere che hai sposato un uomo che ti mette le corna, una donna che ti mette le corna, alcuni quasi non ci credono, vedono che l'amante nel proprio letto e credono che sei tu quello lì. Sì, sì, esiste questo meccanismo psicologico. Poco a poco si riesce a superare. Si riesce a superare se siamo accoglienti, se diamo delle informazioni. Alla fine queste persone che sono del 5 Stelle e ancora non lo sanno, diventeranno gli attivisti che faranno fuori i banchetti. No. È sicuro, è matematico. Io vi ringrazio, faccio un grande bocca al lupo al gruppo di Termini Imerese, informiamoci, partecipiamo, però dobbiamo essere sul linguaggio, su Facebook, precisi. Non esageriamo, non diciamo più tutti a casa, ma è tempo che andiate alle vostre dimore. Grazie a tutti.
Grazie. A questo punto apriamo anche il dibattito, ci sono alcuni cittadini che si sono iscritti. Io una piccola premessa, i tempi stringono.